Per la giornata mondiale delle zone umide, il prossimo 2 febbraio, la riserva e Oasi WWF hanno preparato un percorso particolare. Laghi, stagni, paludi, fontanili, risorgive e torbiere saranno fruibili grazie all'app Loquis, da scaricare sul telefonino, lo dice il nome stesso, per visitare i luoghi. Tra gli itinerari disponibili, quelli del WWF che questa mattina ha presentato l'audioguida dell'Oasi del Lago di Serranella. Grazie a una serie di QR code sarà possibile seguire l'intero percorso delle Lanche, un itinerario di circa 2 km che si snoda dalle rive del fiume Sangro alla confluenza con il fiume Aventino dove si forma il lago di Serranella. È un lago artificiale e la parte dove sono state realizzate le audioguide è una delle parti più selvagge, più belle, dove possiamo ammirare chiaramente l'avifauna, che è quella che la fa da padrone. Poi pensate che le zone umide sono un po' come gli autogrill per noi sull'autostrada. Nella migrazione gli uccelli ogni tanto si devono fermare, quindi è una zona molto importante. Abbiamo 204 specie nella checklist dell'avifauna e poi ovviamente ci sono habitat molto importanti rispetto anche alla rete Natura 2000, quindi di importanza comunitaria. La riserva naturale è oggi raccontata all'Aurum in 25 punti del sentiero. L'audioguida è particolarmente utile alle famiglie e ai piccoli gruppi che visitano l'Oasi di Serranella senza il supporto di una guida, ma anche come ausilio per la fruizione turistica di non vedenti e ipovedenti. L'importante è che hanno il GPS attivato, quindi avendo sul telefonino poi la possibilità di ricevere direttamente l'audioguida e quindi essere appunto guidati lungo il percorso sui punti di interesse, scoprire in autonomia senza avere necessità di avere il supporto dei cartelli col braille o altri tipo di informazioni o la guida. Non resta che approfittare del 2 febbraio per sperimentare un nuovo modo di visitare la natura, nella speranza di cogliere anche qualche specie che non si fa vedere da un po'. Noi abbiamo avuto negli anni scorsi la presenza dell'airone rosso, che è molto molto raro. L'airone bianco maggiore è ormai presente in maniera fissa e anche se un paio d'anni che non torna, il codone, che poi è il simbolo della nostra riserva, è un'anatra di profondità che ogni tanto ci torna a trovare.